Salve ragazzi, oggi vi volevo far vedere questo pesco che lo sto allevando, forma a vaso. Oggi volevo fare la scacchiatura di tutte le branche, cioè ci sono dei germogli freschi che stanno crescendo però in un posto sbagliato e dunque è meglio rimuoverli adesso che rimuoverli in potatura a settembre. Rischiamo di far sprecare energia all'albero e pertanto abbiamo poi dei rami che dobbiamo togliere che hanno assorbito energia e rischiamo di far perdere proprio sostanza nutritiva alla pianta e dobbiamo invece indirizzarla su rami che saranno poi fruttiferi l'anno prossimo. Adesso cominciamo a fare proprio branca per branca a vedere cosa dobbiamo tirar via. Allora partiamo magari da questa. Allora qui ci siamo, non ci sono germogli vigorosi, qui ci siamo, guarda, bellissima, stupenda. Qua non ci sono germogli che danno fastidio. Ecco, questo è il primo, che è un dorsale, cresce in questo punto qua e non va bene perché diventerà sicuramente un succhione, prenderà troppa linfa e diventerà troppo vigoroso. Ecco, l'ho strappato, qua va benissimo, qua va benissimo. Bene, partiamo con questa branca. Ecco, qua già mi sono accorto di questo. Questo è da rimuovere subito, anzi si doveva rimuovere anche un po' prima, perché spreca energia. Dunque va tirato via anche questo qua. Bene, partiamo qui ora su questa branca. Qui c'è un dorsale proprio lì che è partito questo germoglio che non deve esserci. Qui ne abbiamo un altro. Ok, va rimosso anche questo. Qui ne abbiamo un altro ancora dorsale e va rimosso. Va bene, cosa fai te qua? Vai giù. Ok, benissimo, che questo è un dorsale, tiriamo via. Ecco, qui ho fatto uno speroncino, qui è partito un germoglio sotto che mi va benissimo, si fa fatica a vedere, eccolo qua, questo, però questo qua è troppo vigoroso e va rimosso questo. E anche questo piccolino qua. Il resto ci siamo. Tutto allargato, forse questo. Ok. Questo qua. Qui all'interno ne ho visto un altro ancora. Poi partiamo con la terza branca. Allora la terza branca, qui ne abbiamo uno qua alla base che va rimosso centralmente, questo qua è il laterale, lo teniamo, teniamo. Ecco, questo è un dorsale su una branca secondaria, va rimosso. Okay. Benissimo, questo qua stessa cosa, va rimosso. Qui ne abbiamo un altro ancora che doppio su questo internodo qui, rimosso. Questo lo teniamo, possiamo eventualmente snervarlo, fare l'infrangitura. Mentre se ci sono dei ventrali, questi si possono lasciare. Perché? Perché si possono lasciare? Perché sono in una posizione ottimale per fare dei tagli di ritorno. Se io l'anno prossimo voglio tornare indietro, mi trovo questo ramo ben impostato nella direzione giusta. Dunque i ventrali si possono lasciare, mentre i dorsali no. Ecco, diciamo che la scacchiatura è stata fatta, verifichiamo che non ci siano altre cose da vedere. No, a posto, scacchiatura completata. Bene.
prossimo video. Grazie a tutti per la visione.